Il Ciaburro, il 5. Ecco, grazie Presidente. Anche in questo caso Fratelli d'Italia tiene nuovamente a segnalare che questo ordine del giorno, che come già prima la collega Varchi, peraltro ordine del giorno relativo alla separazione delle carriere, ha giustamente rilevato, ha un valore di natura più ideale che cogente, ma proprio perché ha un valore di natura più ideale che cogente sarebbe delittuoso da parte delle forze del centrodestra dimenticare le intense battaglie che hanno unito l'intero centrodestra nell'affermare il principio della fine delle porte girevoli fra politica e magistratura. E le porte girevoli fra politica e magistratura massimamente si incardinano negli incarichi di sottogoverno, quei capi gabinetto che occupano militarmente certi nostri ministeri, che fanno certamente più politica di quanta non ne possa fare un deputato all'interno di questo emiciclo, e che quindi contribuiscono massimamente a inquinare la vita pubblica italiana con quel fenomeno di intrecci pericolosi e opachi fra magistratura e politica. Orbene, queste affermazioni erano e sono, per il tramite della lettura dei giornali, patrimonio comune di tutto il centrodestra. Noi ci auguriamo che siano patrimoni comune di tutto il centrodestra, non solo per il tramite della lettura dei giornali, ma anche per i voti che si esprimono all'interno di quest'Aula, non già su un emendamento, su un ordine del giorno. Vuole dire non votare questo ordine del giorno, accettare la resa culturale su questa battaglia che ha contraddistinto e unito l'intero centrodestra in questi anni. Allora io faccio un nuovo appello, seguendo quello già svolto dalla collega Varchi, a tutti i deputati, ma in particolar modo ai deputati del centrodestra, su un ordine del giorno che dice che noi vogliamo inequivocabilmente porre uno stop al fenomeno delle porte girevoli fra politica e magistratura, che massimamente si incarna fra quegli incarichi ottenuti al Ministero di Grazia e Giustizia, militarmente occupato da magistrati lì collocati a vita, a volte anche con diritto di successione per i figli. Noi chiediamo all'intero centrodestra di non venire meno idealmente a questa battaglia, perché lo sappiamo tutti intimamente nel nostro cuore che è una battaglia giusta, per la quale ci siamo spesi, per la quale in quest'Aula coloro che oggi sono forse tentati da una realpolitik abbruttente sotto il profilo morale di non votare questo ordine del giorno, che ripeto non ha un valore cogente ma è fare il punto della bandiera e della dignità per l'intero centrodestra, a quegli esponenti voglio ricordare le frasi spese in quest'Aula a raccontare che questa era una battaglia di civiltà rispetto a erano quei famosi principi non negoziabili, e allora ancor meno possono essere negoziati per la mancanza del voto financo un ordine del giorno. Io credo che sulla giustizia non si possa retrocedere, lo abbiamo già fatto malamente e disonorevolmente nel voto agli emendamenti e al provvedimento. Io credo che su un ordine del giorno vi sia la necessità di riaffermare che per il centrodestra tutto, e non solo per Fratelli d'Italia, il fenomeno delle porte girevoli deve essere eradicato, perché è quel fenomeno che ha inquinato la vita pubblica italiana in questi ultimi 20 anni. E sotto questo profilo facciamo quindi ancora una volta un appello a tutto il centrodestra: non lasciate che sia solo Fratelli d'Italia a sollevare il vessillo di una giustizia più liberale, di una giustizia più giusta, di una giustizia non inquinata da intrecci pericolosi fra magistratura e politica. Grazie. Ordine del giorno numero 5, Ciaburro, con parere contrario.